Scansione in corso. Guarda un po' chi è arrivato. Fermati dove sei. Non so come tu abbia fatto entrare, ma
Aspetta, aspetta un attimo. Sei tu? Quasi non ti riconoscevo con tutta quella polvere e quella sporcizia addosso. Immagino che questo spieghi come hai fatto ad aprire la porta. Hai più esperienza tu al riguardo che tutti noi messi insieme. Pensavi di poter entrare come se niente fosse. Non prenderla male, ma probabilmente dovresti voltarti e non tornare più indietro. Le cose, beh, non sono andate molto bene da quando tu e tuo padre avete lasciato il Vault. Questo non è più il Vault felice in cui hai passato l'infanzia. Ci sono problemi seri. È piombato tutto nel caos, ecco cos'è successo. Tuo padre ha aperto quella porta, gli insetti hanno iniziato ad attaccare e la gente è impazzita. Quando la situazione si è calmata, c'erano un sacco di vittime e non molte risposte. Anche il fatto che il nostro dottore se ne fosse appena andato non è stato di grande aiuto. Non è stato il solo a non vedere la luce del mattino. È stata una notte orribile, davvero orribile. Che tu ci creda o no, è stato Allen Mack a emergere nel momento di crisi. Il padre di Wally ha salvato delle vite ed è diventato nuovo soprintendente. Ma mentre alcuni speravano che avrebbe aperto la porta, lui ha dichiarato la legge marziale, dicendo che il Vault sarebbe stato chiuso per sempre. Probabilmente dovrei dichiararti in arresto e portarti dal soprintendente. Ma onestamente, so che è meglio non farlo. E intanto qualche vecchio amico pensa che aprire il Vault sia una buona idea. Scommetto che quei ribelli vorrebbero parlare con te, ora più che mai. Naturalmente, se vuoi, puoi andartene come se non avessi mai rimesso piede qui. Per il mio rispetto verso tuo padre, non dirò nemmeno che ti ho visto. Non è perché se ne vogliono andare, ma perché vogliono aprire la porta e interagire con il mondo. Ma significherebbe mettere a rischio il Vault. Immagino che tu abbia avuto molto a cui pensare dall'ultima volta che hai visitato questo posto. Dove vuoi andare? Ok. Aspetta qui. Mi sembra che le cose si mettano. Le regole del soprintendente. Sai che non posso farlo, Freddy. Ora torna sotto, prima che debba fare qualcosa di cui ci pentiremo entrambi. Cosa? Hai intenzione di rinchiudermi come hai fatto con Broch? Non puoi imprigionare un serpente del tunnel, perché siamo i più forti. Stai indietro! Merda, tu sei fuori di testa. Dannazione! Non ne sai abbastanza per stare alla larga da qui. Non avevo intenzione di sparare, davvero. Volevo solo spaventarlo. Ma lui aveva un coltello. Non posso andare tanto per il sottile con quei ribelli. Te lo garantisco, mi fanno paura. Non so mai quando hanno intenzione di fare qualcosa di pericoloso. Ho perso la mia povera moglie Agnes. Ecco cos'è successo. In tutto quel caos e quei combattimenti, il suo vecchio cuore non ce l'ha fatta. Sì, devi!
Non avresti dovuto andartene. Ora ci accerteremo che nessuno se ne vada più. Aprire il fuoco! Dove? È da un po' che non ti vedo. Immagino che il Goat non avrebbe potuto predire cosa ti sarebbe successo, vero? Ricordami di aggiungere una domanda sul salvataggio del proprio insegnante dalla prigione del Vault. Se mai il Vault tornerà alla normalità, ovvio. A proposito, mentre ero là dentro ho sentito alcune notizie preoccupanti dalle guardie. Ho sentito le guardie che parlavano di un piano per perquisire le nostre stanze e quella di Amata. Non ho sentito altro, ma credo che lui l'abbia letto sul terminale della sicurezza. Quindi forse c'è altro là. Credo che non siano buone notizie. È stato piuttosto brutto, te l'assicuro. Molti accusano tuo padre, ma io so che non intendeva creare quel casino. Non dare la colpa a lui o a te. Molti di loro sono solo bambini allettati dall'idea di vedere il mondo, ma io so che dobbiamo aprire il Vault se vogliamo sopravvivere. Altrimenti so che staremo qua giù a decimarci finché sarà troppo tardi. Fai attenzione laggiù. Perché non ci... Oh, ragazzo, sei nei guai? Avresti dovuto vedere mio papà. Ha salvato personalmente il vecchio Stanley. Ma immagino che tu non sappia com'è avere un eroe per padre, vero? Cosa ti aspetti da degli idioti come loro? Sono solo felice di essere uscito dalla stupida banda di Butch prima che fosse coinvolta in questa storia. Sì, devi.
Perché non ci lasci semplicemente in pace? Hai fatto abbastanza danni. Cosa hai fatto? Non so se dovrei parlare con te. Tutti quegli insetti e quelle fiamme hanno creato molti problemi ai sistemi giù a livello del reattore. Il nostro chip di idropurificazione è piuttosto delicato ora, ma sto lavorando per risistemarlo. È solo un periodo che stanno attraversando. Tutti i bambini prima o poi pensano di voler lasciare il Vault, ma abbiamo superato tutti quella fase. Sì, devi. Guardi dove vai. Ehi, hey, che si dice? Secondo quel fottuto Goat dovrei diventare un parrucchiere, ma io non sono così. Io sono un barbiere, capisci? C'è una bella differenza. Perché tu hai sempre fatto la cosa giusta, quindi se io ho bisogno di una mano, tu mi aiuti, capito? E comunque aiuterai Amata, giusto? Fai in modo che possiamo lasciare il Vault e non ti seccherò mai più. Fonderò una banda, naturalmente. Saremo la banda più forte e più figa che la zona contaminata abbia mai visto. Ehi, se giochi bene le tue carte, forse ti permetterò anche di unirti a noi, eh? Sì, ma sto pensando a una nuova banda.
Sai, non staremo più solo nei tunnel. E poi ci saranno molte altre persone che vorranno farne parte. Sarà una dura lotta. Ti farò un taglio da paura. Bello rivederti. Wow, sei di nuovo qui. La mamma e la piccola Monica sono state prese nelle fiamme. Ho cercato di tirarle fuori con tutte le mie forze. Ci ho provato, ma faceva troppo caldo. Io so che non è colpa tua, ma mio padre non ha una grande opinione di te e non ti piacerebbe nemmeno sapere cosa vorrebbe fare a tuo padre. Io non userei il termine ribelli. Voglio dire, non siamo d'accordo con il soprintendente, ma amiamo il Vault. Vogliamo solo provare a uscirne. Ciao. Sei ancora in vita! Molti della sicurezza sono stati feriti e anche peggio. In tutta la confusione, non sappiamo ancora chi sia stato il responsabile per alcuni di loro. Detesto che tutta questa storia ci abbia messo contro le nostre famiglie, ma non possiamo continuare a vivere qui per sempre. Guarda questo posto. A dopo. Cosa hai fatto? Ho appena saputo quello che hai fatto. È stato terribile, ma immagino che fosse necessario. Per di più, alcuni affermano che dovrei essere il nuovo soprintendente. È tutto così inatteso. Sicuramente hai fatto tutto ciò che potevi per trovare un altro modo. So quanto è testardo. Era testardo. Ma hai ragione. Non abbiamo tempo per piangere. Il Vault ha bisogno di un leader adesso. Questo rende il resto ancora più difficile. Ci hai salvati. Ma questo non cambia il fatto che per farlo hai ucciso uno di noi. E io non posso tollerare questo genere di cose. Credo che sia una cosa familiare. Hai dovuto già uscire una volta dal Vault. Almeno ora sai cosa c'è là fuori. Mi spiace. Sei un eroe. E devi andartene. Mi fa piacere vederti qui. Sono ancora vivo. Mi dispiace, ma devi andartene. Addio. Sembra che stia per succedere qualcosa di grosso. Beh, potrebbe andare peggio, ma se conosco mio padre, non cambierà mai idea. Non devi dire. Non avrei mai pensato. Sorveglia al tuo solo ritorno. Tuo padre, va bene? Ok, anche tu. Addio, ci mancherai. Ah, un altro paziente. Cosa devo farti, eh? Appendicectomia? Tonsillectomia? Isterectomia? Ah, problemi umani per cuori umani. Non mi occupo di questi affarucci. Il mio lavoro è la mia vita. Come puoi vedere, sono molto occupato. Ah sì, un incidente sfortunato. Con tutto il trambusto, la signora Beatrice si è slogata il ditone del piede sinistro. Ovviamente ho dovuto amputare la gamba. Mi dispiace ammettere che l'operazione non ha avuto successo. Ma certo, da quando tuo padre se n'è andato dal Vault e dopo la scomparsa di Jonas, il soprintendente ha dovuto agire velocemente. E così mi ha nominato nuovo apprendista medico del Vault. Una splendida decisione, eh? Ho molta attrezzatura. A dire il vero, no. Credo che mi abbiano, come si dice tra voi umani, licenziato. Sono stato assegnato alle pulizie. Il
mio primo compito, ironia della sorte, è pulire la clinica. Ah, ma fare le operazioni era divertente. Certo, certo. Non farti prendere. Eccoci qui, nascosti al sicuro nel Vault 101. Fa freddo qui, ancora più freddo, ora che Catherine non c'è più. Oh, Catherine, vorrei che fossi qui con me. Come farò a fare tutto questo da solo? Vivere in questo buco e occuparmi del bambino. Questa è la nostra vita ora, quindi credo di dovermici abituare. Il soprintendente che gestisce questo posto è un prepotente, ma ho visto di peggio. Non avrei mai pensato a un tuo... Mi spiace che tu debba andare, ma starai sicuramente bene là fuori. Forza! Fai qualcosa! Che liberazione! Vai fuori! Thank you.
Questo luogo è meraviglioso, vero? E io ti sto dicendo che non hai capito niente. Altrimenti perché lui avrebbe richiesto l'assistenza di un outsider? L'outsider è qui per liberarci dai nostri nemici. Per proteggere questo posto dai pericoli della zona contaminata, non per sfruttarci. Come possiamo predicare la pace quando tutto ciò che vuoi è tenere i suoi doni per noi stessi? Questo non è ciò che lui vorrebbe. Se lasciamo che l'espansione di questo miracolo continui, metteremo lui in pericolo. Non posso permetterlo. Non lo permetterò. Ancora una volta, marito mio, siamo in un vicolo cieco. Suggerisco di parlare con l'outsider. D'accordo. Altrimenti perché avrebbe fatto entrare l'outsider nel boschetto? Forse è una prova. Sì, deve essere così. So perché sei qui. E nonostante ciò che pensa mia moglie, so che farai ciò che è meglio per l'oasi. Dopotutto, lui ha scelto te e non avrebbe mai voluto metterci in pericolo. Ti sta mettendo alla prova, come ha fatto con noi. Vuole verificare se la tua fede è forte raccontando queste storie incredibili. Chi altro se non un dio potrebbe fare qualcosa di simile? Non preoccuparti. Presto avrai anche tu la mia visione delle cose. Basta con questa blasfemia. Ti ho tollerato a lungo perché provieni da fuori, ma ora basta. Se vuoi mettermi alla prova di nuovo, ti bandirò dall'oasi. Sì, ho meditato un po' su quell'enigma e penso di sapere cosa sta tentando di dirci. L'influenza del grande sta crescendo e presto oltrepasserà i confini di questa valle isolata. Non possiamo permettere che l'Oasi attiri l'attenzione in questo modo. Sarebbe la sua fine. Hai frainteso le sue parole! Lui vuole che tu annienti coloro che tentano di renderlo vulnerabile. Se si riuscisse ad applicare al suo cuore la stessa linfa che hai bevuto per purificarti, forse la diffusione si fermerebbe. Posso prometterti che non gli sarà fatto alcun male. È tutto quello che ti chiedo. Niente di più, niente di meno. Amo Pioppo, ma a volte credo che non riesca ad avere una visione d'insieme della situazione. L'espansione della sua influenza non è una maledizione, è un grande miracolo, un vantaggio per l'intera zona contaminata. Certo che lo faremo. Non vede l'ora di condividere i suoi miracoli con il mondo intero, di far rinascere la morta zona contaminata. Lo fa arrabbiare senza motivo, ma Pioppo non riesce a vedere il dolore che provoca. Ma ora che sei qui, ho la sensazione che il vento stia per cambiare. Ho sentito ciò che ti ha proposto mio marito. Io ti propongo un'alternativa. La stessa persona che ha generato la linfa ha creato anche questo unguento. Se riesci a conquistare il suo cuore, ti aiuterà ad aumentare la sua influenza. Invece che nel corso dei secoli, la zona contaminata diventerà verde in pochi decenni. Immagina che splendore!
Guardiano degli alberi cipresso al tuo servizio. Questa è la nostra piccola casa. In realtà, l'hai già fatto in parte. Ho dovuto fare la cerimonia e incontrarmi con il grande. Poi padre Albero Pioppo mi ha insegnato tutto ciò che dovevo sapere sull'oasi e sul fatto che deve rimanere un segreto. Ecco perché mi preoccupo così tanto. Non è una buona idea lasciare che questo posto si unisca alla zona contaminata. Mi preoccuperebbe. Un tempo vivevo là fuori come te. Ho vagabondato nella zona contaminata per anni. Tutto quello che vedevo era povertà, fame, malattia, odio e morte ovunque mi girassi. Ma questo luogo non è così. Non possiamo lasciare che il male entri nell'oasi. Non possiamo. Vorrei che non litigassero tanto. Mette tutti a disagio. Venivo da fuori, proprio come te. Giravo il mondo senza meta, sprecavo la mia vita in cerca di fortuna. Quando i miei occhi hanno incontrato lo splendore dell'oasi, sapevo di aver trovato un luogo sacro. Padre Albero Pioppo mi ha permesso di restare. Certo. Ecco, buona fortuna a te. Come ti ho già detto, grazie a padre Albero Pioppo ho imparato tutto ciò che dovevo sapere sull'oasi e su come mantenere il segreto. Ecco perché mi preoccupo così tanto. Non è una buona idea lasciare che questo posto si unisca alla zona contaminata. Che la linfa della sua saggezza ti sostenga.
Come è potuto accadere proprio a noi? Dove abbiamo sbagliato? Non riesco a credere che se ne sia andato. Significava tutto per me. Come puoi farci questo? Come puoi portarcelo via? Qualsiasi speranza di salvezza per la zona contaminata è persa. Per favore, vorrei restare sola adesso. È tutto finito. È morto. Il grande è morto.